Benissimo, rinnovo il buongiorno a tutti, un grazie al nostro presidente che ha organizzato questo nuovo incontro formativo per tutti voi, al signor Sarzano e alla sua collaboratrice Alessandra per la presenza. Io non mi faccio perdere altro tempo e lascio la parola al nostro presidente per introdurre l'argomento del giorno. Bene, grazie Daniele, buongiorno a tutti i presenti e benvenuti al quarto webinar formativo programmato da FIMA Piacenza. Saluto e ringrazio il nostro relatore Gianluigi Sarzano, nostro noto formatore e coach, nonché autore di svariate pubblicazioni. Argomento odierno è come incrementare con successo le acquisizioni, metodi di ricerca tradizionali e innovativi, di cui abbiamo sicuramente bisogno. Negli ultimi 40 anni la nostra categoria ha subito profonde mutazioni e di conseguenza la metodologia della stessa operatività. Il mercato immobiliare piacentino ha infatti nelle varie epoche attraversato diversi cambiamenti. Negli anni 70-80 il mercato era condotto dai cosiddetti mediatori di piazza. Nei giorni di mercato il potenziale venditore di un immobile si avvicinava al mediatore per comunicare il proprio interesse alla vendita della sua proprietà o anche per un futuro acquisto. Generalmente l'unico investimento necessario allo svolgimento dell'attività era rappresentato da un taccuino dove annotare le richieste, le offerte e da una bicicletta per compiere rapidi spostamenti. Sul finire degli anni 70, inizio anni 80, sono sorte a Piacenza le prime agenzie immobiliari, dove inizialmente veniva svolta una collaborazione con i mediatori di piazza per poter ottenere acquisizioni, oltre ai contatti sviluppati dal titolare. Tra gli anni 90 e 2000 è aumentato notevolmente il numero delle agenzie immobiliari e volendo interagire con maggiori quote di mercato, ma soprattutto dovendo formare nuovo personale da inserire nell'organico delle agenzie. Partivamo infatti da una nuova realtà lavorativa e non esisteva nessun percorso formativo. Pertanto il nuovo arrivato veniva dotato di un mansionario che illustrava il metodo di ricerca e l'obiettivo da raggiungere. E dopo una rapida formazione in agenzia, usciva per la ricerca in zona, munito di una mappa con evidenziato il quartiere oggetto di ricerca e di un taccuino dove annotare le informazioni ricevute. E da volte era affiancato da un collega esperto, iniziava così a percorrere la zona via per via, suonando i campanelli o entrando nei negozi per chiedere le informazioni di rito. Scusi, ho saputo che in questa zona c'è un appartamento in vendita. Sa dirmi chi è il proprietario? Chiaramente c'era una selezione dura, poiché se non affrontato con lo spirito e la carica giusta, il suonare a campanelli comportava a volte anche risposte poco cortesi, ma chi sapeva per intuito e soprattutto volontà condurre al meglio i rapporti interpersonali raggiungeva l'obiettivo di 25-30 appuntamenti di acquisizione fissati al mese. Al consolidamento e mantenimento dei risultati sarebbero diventati i futuri agenti immobiliari. Successivamente agli anni 2000, all'interno delle strutture di medie dimensioni, si realizzarono dei veri e propri team di acquisitori, gestiti e coordinati da un responsabile, con la funzione anche di creare competizione e rivalità in base ai risultati ottenuti. Rivalità che aguzzava l'intraprendenza e l'ingegno personale. C'era chi a propria volta tesseva una rete di informatori, esempio i postini, che erano a conoscenza dei traslochi, chi aveva informatori presso l'azienda locale di fornitura acqua per la chiusura dei contatori, ed infine chi arrivava a controllare tutte le mattine le pagine dei defunti sul nostro quotidiano Libertà, alla ricerca di una futura probabile vendita da parte degli eredi del Decoius. Fino ad arrivare ai casi più estremi di acquisitori, definiamoli broker, che proponevano il loro pacchetto acquisizioni a più agenzie. Se n'è visto un po' di tutti i colori. Contemporaneamente l'attività di acquisizione è stata coadiuvata dal telemarketing. Telefonate il più delle volte fatte a caso dall'elenco telefonico,
con l'obiettivo di raccogliere informazioni e sviluppare acquisizioni. Nell'ultimo decennio, l'abuso del telemarketing, anche dai vari gestori di utenza, la diminuzione degli abbonati alla rete fissa, avrete constatato che ormai il nostro elenco telefonico è ridotto alle dimensioni di un grande opuscolo, e la difficoltà nella ricerca e selezione del personale da inserire e formare in agenzia ha causato un calo consistente delle acquisizioni. Attualmente, quasi per la maggior parte, grazie solamente al brand dell'agenzia e al passaparola dei clienti. Vi ringrazio per l'ascolto e lascio la parola a Gianluigi Sarzano. Grazie. Grazie a te Angelo, è stato un bellissimo excursus questo e mi ha fatto venire voglia di vivere un'epopea che non ho vissuto, perché io ho iniziato proprio nel 1980, ma avrei voluto essere sulla piazza dei paesi 10 anni prima. Sarebbe stato bellissimo, dove l'investimento maggiore era insomma pedalare e il taccuino. Però insomma, adesso al di là di questa botta di amarcord e di nostalgia, davvero l'excursus è stato completo e anche se vuoi poi avremo modo di vederlo durante l'excursus appunto del corso e durante il percorso, scusami, del corso vedremo sicuramente anche come alcune delle cose che hai detto te si ripropongano oggi in maniera un po' rivista e corretta, ma i fondamentali poi restano quelli. Bene, allora, se siamo d'accordo per riuscire ad andare a pranzare a un'ora decente, perché l'argomento è pieno di passaggi, è pieno di approfondimenti che andrebbero fatti, io passo immediatamente a condividere lo schermo e do il via al nostro corso, che come dicevo tocca un argomento davvero centrale. Datemi solo un cenno sonoro se vedete l'argomento in questione. Complimenti davanti a voi se vi appare. Qui sì. Ho bisogno. Perfetto. Ok, allora benvenuti e oggi parliamo di questo. Vuoi incrementare con successo le acquisizioni? Beh, tutti dicono sì. Allora io dal momento che credo, se qualcheduno opera nel settore, di essere già abbastanza insomma conosciuto, semplicemente perché ho invaso le piattaforme web e ho fatto un sacco di corsi, però passo veloce sulla mia presentazione, ma insomma passo veloce nel senso che al di là di tutte le medaglie che mi appunto normalmente quando faccio la mia presentazione, quello che mi interessa è dire che insomma ho iniziato, come ho detto, più di 40 anni fa a fare questo lavoro e poi ho costruito delle reti di mediazione immobiliare che hanno lavorato in Italia, che hanno lavorato all'estero e ho fatto tante attività. Oggi spazio in più settori, ma diciamo quello che mi fa più piacere evidenziare è il fatto che ho fatto tantissimi errori che però sono stati errori diversi, e nel corso di questa diciamo carriera ho incontrato persone che sono state molto 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 più in gamba di me, ho incontrato agenti immobiliari molto molto più in gamba di me, e quello che vedremo insieme oggi arriva da esperienze reali testate sul campo, e ogni strategia, ogni strumento che noi analizzeremo proviene da tentativi, errori, feedback, correzioni e poi metodi che si sono trasformati nell'agire quotidiano. In pratica quello che vedremo arriva dall'analisi delle best practice delle agenzie, degli agenti più evoluti, e arriva anche da quelli che io chiamo, dall'osservazione, dallo studio, acquisitori seriali, quelli che in città o in provincia, in momento di crisi o in momento di grande spolvero del mercato, lavorando da soli o lavorando in team, acquisiscono tanto e acquisiscono sempre. Quindi parleremo di acquisizione e costruzione del portafoglio immobiliare dell'agente, ma anche di tutto ciò che gli ruota intorno, quindi la comunicazione efficace, quello che insomma prima sottolineava il nostro presidente, personal branding, gli strumenti e le strategie più utili, guardando però questa attività in un modo diverso, innovativo, ma molto, sempre molto concreto, un modo
che possa favorire una nostra migliore percezione, una migliore percezione della qualità del nostro operato da parte del cliente. E diciamo anche che toccheremo tutti i temi relativi alla gira. Gli obiettivi però sono molto chiari. Gli obiettivi di oggi sono concentrarsi sui meccanismi decisionali del cliente, ovvero sul prenderli in carico in esclusiva, prezzo, eccetera, eccetera, conoscere quali sono le competenze e gli strumenti e rivedere un attimo le fasi dell'attività per ricreare o creare o approfondire o migliorare e perfezionare un metodo efficace. Ovviamente stiamo parlando di qualificare gli appuntamenti, gli immobili, la nostra professionalità e creare abitudini di successo e soprattutto badando insomma alla percezione dell'incarico in esclusiva che spesso viene vissuto male da parte del cliente. Quindi diventare acquisitori seriali per guadagnare di più, ma non solo soldi, tempo, qualità, percezione, serenità, competenze, cioè avviare un processo che sia una logica conseguenza delle nostre attività. Le vostre domande sono non solo gradite, non solo utili, ma proprio necessarie e potete farle in qualunque momento dell'incontro. Io comunque, come dicevo prima nel backstage con Daniele, che ringrazio per la regia, Alexandra, col presidente, lascerò comunque alcuni spazi appositi, così ogni tanto bevo e vi sollevo dal dire la mia voce che viaggia normalmente a ritmi piuttosto incalzanti. Piccole informazioni sull'incontro di oggi, i temi relativi sono tanti, ci soffermeremo sui principali, su quelli che vorrete segnalarmi. Io metterei l'accento su ricerca, contatti a freddo, appuntamento, negoziazione con tutti i crismi, gestione e strumenti e ovviamente sulla creazione di un incarico. Ovviamente quando insomma, la nostalgia del raviolo si farà sentire verso l'una cercheremo di arrivare a destinazione. Anche perché, come dicevo, questo tema merita, se si potesse essere in aula, speriamo che presto ci si riesca, almeno un paio di giornate con tutta una serie di passaggi che qui elenco e voglio dire partono dalla comunicazione, passano per l'appuntamento, la negoziazione, la gestione e anche il fatto di vedere dei canali di ricerca un po' innovativi che vedremo oggi. Bene, chiudo con un piccolo capitolo di un minuto, forse anche meno, che non è autocelebrativo ma sicuramente di pubblicità. Uscirà a breve un video che raggrupperà una decina di giornate di formazione, è una sorta di master in ricerca ed acquisizione immobiliare. Tutto ciò che vedete oggi lo trovate in Real Club. Real Club è un club della formazione creato da me e da alcuni altri amici, dove trovate slide, video, corsi, strategie, eccetera, eccetera, eccetera. Lascio due secondi i miei contatti che rilascerò alla fine, bevo un sorso d'acqua, siamo partiti. Bene. Allora, se tu vuoi definirti agente immobiliare, devi essere prima in grado di svolgere in prima persona le attività di ricerca e acquisizione in maniera completa in tutte le sue fasi. Diciamo che non sarai mai al 100% se non sarai in grado di svolgere la tua professione a 360 gradi anche in questi passaggi. Bisognerà iniziare con rompere il ghiaccio, prendere un appuntamento, ottenere un incarico a prezzo con giusta durata, mantenere una buona relazione con la proprietà e anche se tu lavori con la migliore agenzia del mondo, magari col miglior network del mondo o col miglior coach del mondo, ammesso che esistano tutti e tre, tu devi essere in grado di svolgere questo percorso assolutamente in prima persona. Ed è evidente che chi è qua oggi questo lo sa fare in parte. È altrettanto evidente però che insomma, tutto il fatto che voi abbiate operato bene sino ad oggi non esclude il fatto che insomma, si possa crescere, si possa migliorare, si possa trasformare la propria buona agenzia in ottima agenzia e si possa trasformare la propria attività conosciuta in una leadership territoriale. Mai come oggi il momento è propizio. Perché? Perché il mercato è cambiato, perché ormai quasi il 70% delle vendite transita tramite le agenzie. Abbiamo una condizione di mercato con prezzi e mutui estremamente bassi, i social ci permettono un accesso assolutamente
diciamo nuovo e vasto come platea, arrivano leggi, agevolazioni e denaro che muovono il mercato immobiliare, e la tecnologia di supporto è notevole, ci dà delle grandi chance. Però d'altro canto i clienti sono un po' cambiati, il metodo incarico ricatto, cioè se lei mi dà l'incarico io faccio tutte queste cose, se lei non mi dà l'incarico io non lo faccio, insomma non funziona più tanto. La sola informazione dell'avere l'immobile e fare la pubblicità non vale più nella percezione del cliente del 3%, sono arrivati dei competitor, alcuni hanno fallito come le banche, ma insomma qualcheduno qualche fastidio lo dà, i portali erogano servizi per i clienti e la tecnologia ha permesso di rendere pubblica la vendita di un bene attraverso i portali, attraverso il web che governa l'informazione. Insomma devo un po' cambiare, e cambiare significa fare quello che gli altri non fanno, farlo prima degli altri soprattutto, bisogna dare e fare quello che gli altri non fanno e bisogna farlo prima degli altri. La nostra esigenza è quella un po' di cambiare, di uscire dalla nostra zona di comfort e, come dico sempre io, cambiare mentre le cose funzionano si chiama evoluzione. Cambiare quando abbiamo l'acqua, magari anche un po' di un colore scuro fino a qua, si chiama emergenza. Quindi io tendenzialmente vedo due tipi di atteggiamento. Quello reduce dal network o che ha tuttora un'agenzia un po' impostata, dove c'è una ricerca, quella di zona, quella di strada, e questo tendenzialmente, questo operatore dice, ma l'unico modo per acquisire è fare ricerca, ricerca, ricerca. E io dico, se funziona e sei soddisfatto, vai avanti così, sei un grande, ma perché devi cambiare? Poi c'è l'altro che invece dice, ma guarda, io ricerca non la faccio perché gli immobili me li hanno sempre portati e me li portano. Ma non è vero che non fai ricerca, se così funziona, tu sei il migliore acquisitore del mondo, assolutamente. Non cambiare mai, ma proprio va bene così. Però sia chi dice devo fare ricerca, 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 sia quello che dice io non la faccio la ricerca perché gli immobili me li portano, poi a domanda più approfondita rispondono, beh in effetti però dovrei accrescere il numero degli immobili che ho. E il metodo APEF, ovvero aspetto passivo e fiducioso, non funziona più, e non funziona neanche l'altro metodo che io ho battezzato il metodo, quando voglio scherzare dico AM, ad minchiam, ma più prosaicamente è VAG, vivo alla giornata. Non funziona dire abbiamo finito gli immobili, magari usciamo, facciamo un po' di ricerca, facciamo un po' di telefonate da banca dati perché siamo scarichi di immobili. Funziona il metodo AIC, attenzione, impegno, costanza. Ho pianificato un'agenda che prevede costantemente la ricerca di contatti attraverso strategie innovative. Nel mio ultimo libro, che non parla di immobiliare, ma aggiungo un metodo che si chiama RIDEAMA, rifletti, decidi, agisci, misura, adatta, che significa valorizza il tuo operato, qualifica le relazioni, mantieni i contatti, accresci le competenze e usa la qualità come standard. Perché per acquisire io devo rispondere a due domande. Perché io, per quale motivo il cliente dovrebbe scegliere me, e lì devo rispondere, devo trovare delle belle risposte, e la seconda è, non più rivolta a me ma rivolta all'esterno, quali attività svolgo per creare continuamente opportunità di acquisizione. Perché per quale motivo ci sono agenti che riescono ad acquisire in esclusiva percentuali elevate, anche al 4-5% con continuità, e agenti che non riescono a prendere un incarico? Perché chi ci riesce ci ha provato, ha sbagliato, si è corretto, ha migliorato il proprio metodo, ha creato un sistema che è diventato metodo e continua a investire in relazioni, in strumenti, in tecnologia, in struttura, pianifica, è organizzato e ha continuato a crederci. Se volessi mettere la vignetta è quella simpatica che dice io non lo farò, non posso farlo, voglio, e poi alla fine ce la fai. Come si scompone questo metodo di acquisizione? Vediamo un po' le modalità e le fasi della nostra attività. Allora, noi facciamo marketing e prospecting. Il marketing è faccio un'attività di promozione e attendo passivamente la risposta. Il prospecting è quando mi muovo io, vado, telefono, non dico, posso anche suonare il campanello, ma tutto ciò che concerne la mia spinta. Faccio marketing e prospecting per generare dei contatti. I contatti li qualifico negli appuntamenti col mio lavoro, svolgo un servizio che può essere più o meno di qualità, la qualità genera più o meno soddisfazione,
e la soddisfazione genera le referenze, si spera positive. Le referenze ci permettono di ridurre drasticamente il marketing che costa soldi e il prospecting che costa fatica. Ecco perché lavorare bene con qualità nel tempo fa la differenza. Oggi a questo ciclo si è aggiunto anche tutto quello che è l'online, perché molti della qualificazione, degli appuntamenti, dei contatti possono essere generati online, ma questo non cambia il giro. Per ottenere risultati nel tempo occorre avere competenze, che poi vedremo cosa essere, capacità di comunicare, metodo, strumenti, creatività e feedback per ascoltare il cliente. In pratica servono competenze, metodo, eccellenti relazioni, strumenti top e grande continuità. Le prime attività nelle nostre agenzie, per andare adesso proprio nel concreto e nello specifico, sono costruire un sistema distintivo che parte da due fattori: qualificare il portafoglio immobili e qualificare le relazioni con i clienti. Allora a me viene sempre una domanda, perché io entro ancora oggi in tante agenzie per portare il mio contributo quando richiesto e se gradito, e dico: caro agente immobiliare, ma gli immobili che tu tratti sono tutti perfettamente qualificati? E soprattutto le relazioni che tu hai con i tuoi clienti venditori, visto che parliamo di acquisizione, sono tutte eccellenti, continuative, ricorrenti, organizzate? E io la so la risposta, quando va bene è ni. Poi, per l'amor di Dio, c'è anche il campione, c'è il fenomeno, ma tante volte noi abbiamo molti immobili poco qualificati anziché avere parecchi immobili molto qualificati, e ogni tanto spariamo col cliente. Il cliente magari ci ha dato l'incarico, per un mese gli abbiamo portato ogni settimana 2 o 3 clienti, poi in attesa di un eventuale ribasso il cliente non ci sente per 20 giorni, e quando il cliente non ci sente confonde il vuoto di comunicazione con vuoto di impegno. Fino a 15-20 giorni prima diceva ai suoi amici: mi trovo molto bene con questa agenzia. Oggi, se gli domandano come ti trovi questa agenzia, ma il primo mese si è fatto vivo più di una volta con dei clienti, adesso è 20 giorni che non lo sento. E lui pensa che se non ci sente noi non lavoriamo. Ora, immagina una concessionaria con 40 auto, tutte tirate a lucido, perfettamente esposte e presentate, e immagina una concessionaria auto con 160 automobili, delle quali anch'essa 40 tirate a lucido come l'altra, 40 così così e 80 per niente, che si presentano male. La percezione che tu hai come cliente quando entri nella concessionaria che ha 40 auto tutte tirate a lucido è che lì comprerai la macchina perché sono tutte perfette. Di là, le 40 auto tirate a lucido non passano perché sono insieme ad altre 120 che le nascondono un po'. Spesso, magari non è il vostro caso, capita così anche nelle nostre agenzie. Per incrementare quindi le acquisizioni occorre un metodo e una ferrea organizzazione che suddivide l'acquisizione in fasi precise e molto organizzate. Ora, se volessimo parlare di un metodo, non il metodo, poi il metodo è un po' sartoriale, ognuno se lo mette, il metodo che hai 30 anni non è quello che hai 60, il metodo che hai se lavori da solo non è quello che hai se lavori con 5 persone, però prima cosa definisci i canali della tua ricerca. Come la fai? Vai a fare zona, lavori su liste che è la cosa migliore del mondo, svolgi attività di pubbliche relazioni attraverso i social, in altra maniera? Allora, definito quello, definisci uno spazio in agenda che vedremo subito dopo. Organizzati, perché se non hai un'agenda organizzata e hai un'agenda reattiva dove sei sempre dietro alle esigenze del cliente, non hai mai tempo. Sei uno di quegli agenti immobiliari che è sempre oberato o impegnato a salvare il mondo. Dotati dei migliori strumenti, decidi se vuoi collaboratori, e se vuoi dei collaboratori fai del recruiting. Ma se fai del reclutamento e ti prendi dei collaboratori, prima di tutto agisci, fai in prima persona e dopo fai fare, perché se devi dire pianta il chiodo così, magari devi averne piantato qualcuno tu. Verifica bene, misura sempre sia verso di te che verso i tuoi collaboratori le azioni prima dei risultati. Io, se avessi 2 ragazzi che lavorano con me, uno fa 30 un attimo solo, che si è interrotto un secondo l'audio. Vediamo se... Mi sentite? Eccoci qua, ok.
Dove si è interrotto l'audio? Stai parlando del recruiting. Ok, ok. Torno a bomba. Se io, grazie mille Daniele, se io dovessi fare reclutamento e prendo due ragazzi a lavorare con me e uno mi fa 30 notizie, 20 appuntamenti e 0 incarichi, l'altro mi fa 5 notizie, 3 appuntamenti e 1 incarico, io prendo tutte e due più azioni. E perché so che nel tempo mi darà dei risultati e così pure devo creare uno standard, devo capire sia per quanto riguarda la mia attività che per quella che riguarda i miei collaboratori che numeri devo fare, ad esempio 40 notizie in un mese, 20 appuntamenti, 5 incarichi, ho messo lì delle cifre a caso ovviamente. La cosa più importante del mondo, quando lavori, vedi di fare degli appuntamenti con persone di cui conosci almeno qualcosa, se meglio, meglio più di qualcosa, ma soprattutto presso i quali ti sei accreditato, vedremo a seguire come. Gestisci al meglio il post acquisizione e infine verifica, misura e adatta sempre tutte le tue attività. Questo è un po' il percorso. Ricerca e sviluppo notizie, accreditamento, appuntamento, acquisire fiducia, farsi preferire dimostrando i benefici, definire il prezzo, superare le obiezioni. E io so che insomma, l'ho fatto una vita questo lavoro in Italia, all'estero, con un network di centinaia di agenzie che ho creato io. E tu dici, bello, alla fine c'è anche la coppa, che bravo Sarzano. Sì, ma come lo facciamo? Lo vediamo subito. Allora, i passaggi fondamentali sono questi. Prima di tutto ti devi accreditare, perché le tue parole, quando poi vai a fare una valutazione, parli, e insomma, hanno un peso. Se, facciamo un esempio assurdo perché non capita mai, uno di voi avesse la fortuna ogni giorno di essere, ogni giorno no, magari una volta alla settimana, 3 minuti a TG1 o Canale 5 come esperto immobiliare per un anno di fila, ogni volta che va a fare un appuntamento sarebbe straconosciuto e non dovrebbe spiegare che le sue valutazioni hanno un peso, perché sarebbe un personaggio pubblico. L'appuntamento, poi bisogna farsi scegliere e preferire dimostrando i vantaggi, questi sono i 6 passaggi. E ultimo, quando c'è scritto firmare l'incarico, non è una cosa banale, perché anche la capacità di essere performanti in quel momento lì fa la differenza. Quindi approccio, presentazione personale, aziendale, appuntamento, trattativa con superamento della obiezione e chiusura. Per chiudere devi prima di tutto crearti una relazione e renderti credibile e autorevole. Devi essere molto, molto capace a dimostrare i vantaggi. La cosa più semplice, secondo me, è concordare il prezzo, anche perché c'è un mercato che ti aiuta, e poi devi essere abile a chiudere. Ma per fare tutto questo ciclo, come direbbe qualcuno semplificando Ambaradan, per mantenerlo fluido, la programmazione, la pianificazione, la suddivisione dei compiti, la costruzione di procedure operative sono indispensabili e si concretano e si solidificano quasi nel nostro agire quotidiano. Solo che io conosco tanti agenti e tante agenzie che dopo un minimo periodo di addestramento, se c'è, quando c'è, perché magari qualcuno è partito così anche senza addestramento in un'agenzia minimamente organizzata o in un network, dimenticano completamente la fase di pianificazione e corrono lavorando dietro le esigenze dei clienti. Allora tu hai un'agenda proattiva, cioè dove decidi tu i tuoi spazi, quando e come fare ricerca, che vediamo adesso, o hai un'agenda reattiva per cui sei sempre dietro gli appuntamenti dei clienti? Qual è la differenza tra queste due agende? Molto semplice. Una, il guadagno, i soldi, il tempo, 1000 altre cose. Se tu hai un'agenda proattiva, decidi, pianifichi, gestisci anche gli imprevisti, gli scostamenti, apporti dei correttivi, hai più tempo per l'attività, per te, per la famiglia, hai un programma, raggiungi degli obiettivi, hai appeal verso dei collaboratori. Se hai un'agenda reattiva dove decidono i clienti, dove tu non riesci a tenere degli spazi dedicati alla ricerca, sei sempre in balia delle esigenze altrui, non hai tempo, non riesci a gestire la banca dati, sei inconsapevole e hai grandi difficoltà a crescere. Allora, tra l'agenda aspetto che mi chiami, non ho tempo di fare ricerca, l'agenda mi organizzo, c'è una grande differenza. Come mettiamo in pratica tutto ciò, ovvero come ci creiamo un'agenda proattiva? Ma passando dal casino alla pianificazione. E il casino non è un problema, sino a quando non diventa una situazione di emergenza non diventa la normalità. Allora, ogni settimana in agenda dedica più spazi che puoi. Tu hai un'agenda con 14 spazi, 14 mattina e 14 pomeriggi.
elimino le notti perché spero che di notte non lavori. E se tu di questi 11-12 spazi, diciamo dal lunedì mattina al sabato mattina, non dedichi almeno due spazi alla ricerca attiva. Ricerca non vuol dire solo suonare i campanelli. Poi dedichi uno spazio almeno alla gestione della banca dati e uno spazio alla gestione della lista delle referenze che ti sei creato. Poi devi fare periodicamente delle attività. Con WhatsApp puoi raggiungere fino a 400 persone, con le DEM, il direct email marketing, l'invio delle marketing massive, puoi fare grandi cose. E poi periodicamente visita costruttori, professionisti, tecnici. Bisogna dare un valore nuovo, diverso, migliora gli appuntamenti a tutto ciò che sta intorno, anche alle mail, alle telefonate. Molti pensano che i migliori acquisitori abbiano la bacchetta magica. I migliori acquisitori hanno un metodo, sono organizzati, credono in se stessi e si migliorano con continuità, studiano. Perché la maniera di pianificare, organizzare, e questo ve lo dico per esperienza assumendomi delle responsabilità, vi può portare a raddoppiare i numeri delle acquisizioni in esclusiva prezzo. Però bisogna pianificare, gestire il tempo, avere un metodo e lavorare bene su se stessi. Guardate, io come consulente d'azienda, come manager, ma Bondi quando ha risalato la Parmalat, ha fatto queste cose qui, si fa un'analisi del nostro lavoro e di quello che desideriamo, si pianifica dove vogliamo arrivare, si sceglie un metodo, si agisce, si tira una bella riga perché si saranno fatti degli errori, piccoli o grandi, ma se si agisce si fanno. Quindi si verifica, si prende il feedback tendenzialmente del cliente, si gestisce, si migliora, si sviluppa a ciclo continuo. Vediamole allora queste attività di ricerca. Allora, non necessariamente per ricerca si intende suonare i campanelli, che va benissimo, che è un'attività che se sei bravo a fare, non ti senti svilito, fai con grande continuità, porta dei grandi risultati, ma ce ne sono altre mille e tendenzialmente tu fai quella quando sei più giovane, quando sei più debole, quando devi mappare una zona, quando devi costruire qualcosa, ma se hai un'attività avviata, insomma, non ti dico che sia svilente, ma tendenzialmente si fa un po' meno. E poi oggi ha meno appeal di 30-40 anni fa, perché l'hanno fatta tutti e anche in maniera un po' selvaggia, disturbando. Però se lo fai bene, lo fai con un criterio, va bene. Ma qualunque attività legata allo sviluppo di notizie e relazioni finalizzate all'acquisizione e ricerca. E tanto per darti un taglio, oltre alla ricerca classica, bisogna cercare di creare un ciclo virtuoso che porta al cliente venditore da noi, che ci rende ricercati. Ecco alcune attività. C'è la ricerca classica e quella strutturata. Qual è quella strutturata? Quando tu, anziché suonare i campanelli, vai in una zona dove hai fatto mettere alle buchette delle lettere che hai due immobili da vendere e magari ti fermi con le persone del posto a parlare, a fare censimento immobiliare, a spiegare, lo vedremo se arriveremo più avanti, che è utile che, non se sente qualcheduno, è utile che il cliente, che la persona che sa che c'è una notizia la dia a un agente immobiliare, perché quando c'è un cartello, è questo che dovreste spiegare, quando c'è un cartello vendesi generico e non se ne occupa un professionista ma se ne occupano tutti, c'è la corsa a chi porta il primo cliente, a chi vince. E quando c'è la corsa, tendenzialmente non lavori sulla qualità. E se tu in una zona, tu persona che abiti lì in una zona, ci sono dei cartelli vendesi e arriva sempre il primo che capita, e il primo che capita non è il migliore, si abbassa il livello del tessuto sociale della zona e anche i valori, e anche tu cliente ne hai un maleficio. Se tu sai che c'è un professionista che se ne occupa con un incarico, tendenzialmente ha tempo per fare un lavoro di qualità e siccome lavora sulla zona ti porterà il cliente migliore. Queste cose bisogna poi essere abili a spiegarle, ma ogni tanto bisogna andare a fare zona. La gestione della banca dati, nelle agenzie ci sono tonnellate di nominativi che diventano anagrafiche, non banche dati. Si chiama il cliente e il cliente è scomparso. La gestione dei clienti acquirenti, quando avete un cliente acquirente, se stabilite una buona relazione, quel cliente potenziale acquirente, nei 2-3 mesi che cerca casa, ha visto più case di voi di tutte le agenzie messe insieme, conosce più di noi. Allora, se c'è un buon rapporto, per quale motivo gli immobili che non gli interessano, visti da privati, perché non bisogna disturbare le altre agenzie, mai, per etica, ma gli immobili visti da privati, se li ha scartati, ma perché non ve li può segnalare? Certo, dovete essere abili, ma quello io so che lo siete. Poi ci sono il web e i social, meriterebbe una giornata solo web, media e social education, per come lavorare con un piano editoriale sul web e sui social.
perché lì, lì si fa tutta la differenza. Se si fa un piano editoriale, si fanno 7, 8, 10 post al mese con un criterio, con un concetto, con delle idee, non dicendo cerco l'immobile. Cerco l'immobile è una pubblicità. Chi sta su Facebook vuole, fa il cazzenger, cazzeggia, non vuole vedere se hai un immobile, vuole vedere delle storie, vuole appassionarsi, vuole trovare delle persone che amano la propria città, il proprio lavoro, che danno qualche contenuto emotivo. Poi ci sono i media e la visibilità, fatevi fare un'intervista da qualche radio, TV locale, giornale, siate presenti. Promozione e pubblicità, si fa tantissima pubblicità per la vendita, zero per l'acquisizione. Bisogna fare pubblicità anche per l'acquisizione, motivando e spiegando il perché, raggiungendo la platea. Il creditizio e il bancario, non ve lo devo dire, il creditizio si muove in quella direzione, il bancario normalmente in banca bisognerebbe avere dei contatti. Il post vendita, guardate, andare a trovare i clienti che hanno comprato o venduto con voi, magari un anno dopo o due anni dopo, portargli una bottiglia di vino, dirgli che è il compleanno della casa, farsi ricevere quando si potrà, stare 5 minuti a parlare con loro, vi cambia la vita. Capite, parlate di alcune cose, sapete la vita del palazzo, vi escono dei nominativi. Gli appuntamenti di vendita. Quando andate a fare un appuntamento di vendita, se è il primo o l'ultimo, fermatevi mezz'ora prima, cioè arrivate mezz'ora prima se è il primo o fermatevi mezz'ora dopo in quella zona lì, perché lì non state facendo ricerca, avete un immobile in vendita, avete tutte le scuse per... Poi c'è l'acquisto di banche dati, oggi andrei a comprare banche dati di tutti quelli che hanno una farmacia, un supermercato e tutte quelle attività che in questo momento qui hanno generato utili, lo farei in quel momento, in questo momento per vendere delle case a queste persone, e così pure andrei a comprarmi le banche dati dei ristoratori e di altri. Ma non è, come diceva prima Angelo, mi ha fatto sorridere ed è vero, andare presso non so, il cimitero per vedere chi è morto là lì, perché quello è veramente un po', però è evidente che in questo momento ci sono delle categorie di commercianti, industriali, professionisti che sono più in difficoltà. Magari quello è il momento, se hanno un immobile in più, sperando che non sia l'unico, magari lo vogliono vendere. E poi ci sono le liste, perché dovremmo anche lavorare su liste che ci creiamo da soli. Ora, uno vede tutte queste cose e gli viene voglia di dire, sta a sentire Sarzano, sai cosa c'è? Vieni tu a fare acquisizione visto che sei così bravo, perché poi diventi anche antipatico quando dici tutte queste cose, non è la mia volontà. Però non è necessario farle tutte queste attività, però almeno 2 o 3 in quegli spazi settimanali, se non le fai con costanza e metodo, non acquisisci. Molti pensano che l'acquisizione sia abilità pura. L'acquisizione è come quando uno va in palestra e dice voglio fare i muscoli posteriori delle gambe, i glutei, bisogna alzare il culo. Promuovo, parlo, mi muovo, lavoro su liste, vado, telefono, creo un vortice di notizie, creo un giro commerciale. Poi con un'agenda organizzata lo sviluppo, questo giro, queste notizie, negli spazi che ho dedicati, con un filtro mi accredito, negozio, acquisisco, con una linea di gestione temporale che magari vedremo quando vado dal cliente e dico guarda signor cliente, sto prendendo l'incarico, sto lavorando per... Io già oggi che è maggio, se non le spiace, fisso ogni mese una data per incontrarmi con lei, se riusciamo di persona, se no telefonicamente, per fare il punto della situazione. E lo faccio già per giugno, luglio, agosto, settembre, non servirà perché venderemo la casa prima, però io lo faccio. Poi so che l'appuntamento che fissate per il 12 luglio lo disdirete il 7, lo posticiperete al 14 perché siete incasinati, però quando il cliente vede che voi siete già oggi organizzati per, lo percepisce che c'è un'organizzazione e non potrà mai dirvi non mi ha chiamato, sa che c'è un tempo, uno spazio dedicato, poi voi magari lo chiamerete o lo incontrerete ogni settimana. E con la tecnologia mi aiuto per moltiplicare i contatti e per gestire al meglio. Insomma, l'acquisizione è un insieme di attività integrate, coordinate e continuative. Vi leggo brevemente un messaggio WhatsApp di un ottimo agente immobiliare di 50 anni, una bella persona che lavora in un'agenzia di amici. Io sono intervenuto lì per fare insomma un corso sull'acquisizione per stimolare questa persona e altre persone dell'agenzia a fare ricerca perché non la fanno.
bella persona, buone capacità. Quando ha un cliente interessato, lei vive un po' di rendita questa persona, perché questa agenzia ha un'acquisizione passiva e i titolari si lamentano che lei e gli altri non si muovono a fare acquisizione, no? Quindi con i clienti che gli arrivano che vogliono comprare non sbaglia un colpo, ma sia la gente che il titolare lamentano difficoltà di acquisizione. Lei mi scrive questo: in base al corso dell'acquisizione che ho fatto con te, volevo aggiornarti che non è il mio punto forte. Sicuramente non mi interessa andare a suonare campanelli o parlare con persone sconosciute, non fa parte del mio carattere. Ho sempre curato la vendita alla segreteria, le mie difficoltà nell'appuntamento di acquisizione è convincere il cliente sul prezzo. Dopo tanti anni difficilmente sbaglio la valutazione dell'immobile, ma la mia difficoltà è far capire che il prezzo viene determinato dal mercato del momento e non da quello che vogliono pensare a realizzare. Spesso, per non perdere il pezzo, dobbiamo accontentare, ma dopo 6 mesi si lamentano per la mancata vendita. Come puoi giustificarti? Hai qualche suggerimento in merito? Faccio questo lavoro. Ecco, questo è uno specchio di tantissimi agenti immobiliari o presunti tali che raccontano delle grandissime minchiate a se stessi e le sparano poi al coach di turno che sono io. Qui dentro c'è scritto: non ho voglia di cambiare, non sono disponibile a mettermi in gioco, tutto ciò che dipende da me, cioè quando devo fare il primo passo io non lo faccio, lavoro solo in maniera passiva e nonostante tutte queste cose sono gli altri che non capiscono il prezzo del mercato. Ecco, ho voluto fare un'analisi un po' impietosa, perché dietro questa persona ci sono sicuramente anche dei valori, è una persona valida, come ho detto una bella persona, però questo è una fotografia. Allora, noi abbiamo delle banche dati che sono, cioè io ogni tanto entro in un'agenzia, non necessariamente per acquisire, dico: è una banca dati? Sì. La tieni aggiornata? Così, mi fai fare qualche telefonata? Faccio 5 telefonate, 2 hanno già comprato, se parlo di clienti che volevano comprare. Se vado sulla banca dati dei clienti che devono vendere: ah, senta, è un po' che non vi sento. Ad esempio, hai mai provato a chiamare un cliente fuori tempo? Buongiorno signor Bianchini, come sta? Oh, Sarzano, quanto tempo, come mai? Ma guardi, volevo semplicemente sapere quanto piacere farà a quel cliente una semplice telefonata di relazione. Oppure ti lamenti che quel cliente a cui hai fatto fare l'affare si è rivenduto l'appartamento 5 anni dopo e non ti ha neanche chiamato, ma tu quante volte l'hai chiamato per presentargli una persona per il suo lavoro, ad esempio? Quante volte gli hai mandato una comunicazione semplicemente dove: caro cliente, pensando di fare cosa gradita, ti mando la legge del 110% oppure il nuovo contratto di affitto che abbiamo realizzato col sindacato? Quante volte sei andato a casa sua o gli hai mandato un piccolo cadeau, un presente? Quante volte gli hai comunicato leggi, cambiamenti, adempimenti? Allora, se vuoi sviluppare una comunità, se vuoi creare un giro commerciale, devi un po' essere anche abile in queste cose. Se invece vuoi fare ricerca, dovresti dire: bene, io ricerca la faccio con tecnologia 1 e tecnologia 2. Tecnologia 1 che cos'è? Faccio ricerca sul web. Tecnologia 2 che cos'è? Mi compro uno di quei software che mi fanno trovare gli immobili in vendita da privati sui social o sui portali. Poi faccio attività sul territorio, poi mi creo una lista di clienti, una lista autoreferenziata, cioè di persone che conosco, e una lista corporate, cioè di professionisti, tecnici, geometri. E ogni mese gli dedico a questo 5 ore, all'altro 5 ore. Alla fine voglio fare 50 ore di ricerca per avere 32 contatti. E qui c'è un esempio, magari questo è proprio la fotografia di un'agenzia che a gennaio, per esempio, aveva uno scostamento, cioè su 50 ore ha fatto 25 ore, si era programmato di fare 50 ore di ricerca, ne ha fatte 25, su 32 contatti ne aveva ottenuti 16. Mentre a febbraio ha fatto su 50 ore di contatto 33 contatti, vedete che poi i conti tornano, no? Ecco cosa intendiamo per ricerca: un insieme di attività collegate che creano un circuito di notizie e relazioni finalizzate all'acquisizione, allo sviluppo del brand, alla riconoscibilità, all'utilità e alla comprovata credibilità che devi avere sul tuo territorio. Ora più che mai serve un metodo composto da attività coordinate: attività di ricerca in zona, online, su liste, sviluppo di centri di influenza, azioni sul territorio. Un metodo che integri sensibilità,
Io non posso fare 10 telefonate a un cliente, però posso fargli una telefonata, mandargli un'email, mandargli un messaggio WhatsApp con un link che lo rimanda a un video, il video lo collega al mio sito e poi gli rifaccio un'altra telefonata. Devo avere un metodo che integri tutte queste cose, un metodo che distingue in liste che mi creo, relazioni qualificate, relazioni da sviluppare e poi un piano editoriale per la comunicazione. Allora, quali attività sviluppare senza snaturarci per creare continue opportunità di acquisizione? Domanda: ho un sistema che mi divide i clienti in categorie storici, recenti, generici e poi visito periodicamente i costruttori. Guardate che i costruttori, anche se hanno dato l'incarico a un'altra agenzia o se lo vendono da solo, se tu li vai a trovare e gli dici: signor costruttore, io vorrei semplicemente avere una possibilità di dialogare con lei su tutti quei nominativi che sono magari passati da lei e che lei non ha gestito perché magari non erano interessati o per altre. Io ho creato alleanze con dei costruttori che hanno preso, come posso dire, di buon occhio questa mia propensione, questa mia disponibilità e magari sono entrato in contatto la prima volta semplicemente per parlare del loro portafoglio, poi mi hanno dato l'incarico di un cantiere successivo o di un pezzo che hanno da vendere da 3 anni e che non riescono a vendere proprio per testare la mia capacità. Poi sono in costante contatto con un circuito. Guardate, gli assicuratori, nessuno va dagli assicuratori, ogni assicuratore avrà 500-1000 clienti. Riuscire a fare cross-selling. Un assicuratore, se voi gli portate delle polizze, vi dà una provvigione di 10 euro, 20 euro, 50 euro. Se noi dovessimo ripagare con un 10% quello di legge, segnalazioni che arrivano da attività di cross-selling, di incrocio clienti, con un assicuratore, per l'assicuratore siamo molto più appetibili. Perché? Perché un assicuratore magari guadagna quanto noi, ma a botte di 50-100 euro a polizza. E noi guadagniamo quanto lui, ma a botte di 5.000 euro o 10.000 euro a vendita. E quindi è più facile stimolare per noi l'assicuratore. I promotori finanziari che hanno un'esigenza assoluta di agenti immobiliari che vendano case, che non distolgano i patrimoni che i loro clienti hanno impegnati presso di loro. Commercialisti, avvocati. Certo che se io non mando una mail, non faccio un appuntamento mirato dicendo a questi signori: guardate, io vorrei mandarvi dei clienti, mi piace collaborare, mi piace ampliare il mio giro, e dopo che magari ho iniziato a collaborare gli chiedo magari di interagire sui loro clienti. Certo che se non faccio una mail, non prendo appuntamento e non dico ogni martedì mattina, per fare un esempio, io mi visito per un anno di fila un assicuratore e un commercialista, per prendere due settori così, e io alla fine dell'anno, se ho fatto 40 visite a 40 assicuratori e 40 commercialisti, ne avrò portati a casa 10 in totale, e 10 persone che collaborano con me, volete che a testa 3-4 clienti l'anno non me li mandino? Io ho guadagnato 40 clienti, ma ho aperto un canale continuativo, mi creo delle liste. Io lo so che l'amico, il cliente te lo manda, ma se tu il tuo amico lo vai a trovare, lo sensibilizzi, lo solleciti, e poi non solo l'amico, il conoscente, chiunque, è evidente che avrà più motivi di mandartelo. È evidente che se tu, adesso il tuo amico fraterno è un'altra cosa, ma il tuo conoscente, dici: guarda, ho deciso di fare un percorso di qualità, ho fatto un corso, il coach mi ha stimolato e in effetti i miei migliori affari derivano dai clienti di qualità. I clienti di qualità arrivano tante volte dalle conoscenze di qualità. Appena ho detto conoscenze di qualità, mi è venuto in mente il tuo nome. Sono venuto oggi a sensibilizzare. Bisogna fare anche questo se vogliamo avere più clienti. E poi abbiamo un sacco di fornitori a cui diamo dei soldi, un sacco di clienti che ci hanno conosciuto. Sono in contatto con operatori del credito e della raccolta che mi segnalano opportunità ai clienti, svolgo attività social, sui social, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, svolgo attività DEM, cioè mandare ogni tanto le mail. Certo che se mando sempre le mail, segnalami, una volta mando una legge, una volta mando magari qualche opportunità immobiliare e una volta chiedo. Ho un piano editoriale che mi permette di promuovermi come specialista? Mi fermo un attimo, perché magari c'è qualche domanda, lo domando a Daniele soprattutto, che controllerà la chat più di me.
Il momento pare che la tua spiegazione è stata super chiara, per cui adesso vediamo se qualcuno vuole farci qualche domanda, siamo a disposizione. Ma Fatele le domande io perché che non so del io. settore, che sono molto profano, però guarda, ti dico, per me è stato tutto chiarissimo, per cui penso che se non No, sei ma che sia, profano. guarda Daniele, intanto grazie perché fa sempre piacere sentire, chiamiamolo un complimento, però io conosco la mia chiarezza, ma conosco anche il fatto che sono boom, 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 magari a volte voglio anche dare tanti concetti, finisco per andare anche magari veloce, però non abbiate problemi nel fare anche la domanda. Adesso magari faremo una piccola, staccherò un attimo il video e salterò un po' sull'appuntamento per andare direttamente in appuntamento, però qualunque domanda fatela anche in diretta. Vado avanti con gli esempi. Ci sono fondi, enti, società che devono rinnovare continuamente la proprietà. Con una lista broadcast di WhatsApp potete mandare un messaggio a 400 persone contemporaneamente. Potete fare ogni tanto delle campagne promozionali, sul censimento, hai una casa da più di 20 anni, sai quanto vale sul mercato, insomma, si possono fare 1.000 campagne promozionali. La domanda è quanto tempo dedichiamo alla ricerca consapevole, intenzionale, mirata o alla gestione del portafoglio clienti? Quali attività svolgiamo, per far comprendere al venditore i nostri vantaggi, quanto siamo, diversi rispetto alla liturgia dell'agente immobiliare? Usiamo una comunicazione efficace, un determinato tipo di frasario? Poi, cosa faccio per migliorare costantemente la qualità delle relazioni con i miei clienti? Ho un mio sistema di gestione del cliente, un mio sistema distintivo? Poi, trovo immobili molto vendibili oppure prendo delle case così da vendere? Aggiorno costantemente il mio sistema, svolgo attività ricorrenti organizzate, so utilizzare i dati e le statistiche. Insomma, ci sono tante domande che sono quelle che servono a farmi diventare ancora più antipatico nei vostri confronti, ma lo dico perché il cliente ci mette veramente poco tempo a capirci e se ci apprezza come persona, magari è venuto da noi perché ci stima come persona, sa che noi siamo delle persone affidabili, dei validi professionisti, però capisce quanto valiamo in termini professionali veramente in poco tempo, in base a quanto siamo organizzati. E le attività ricorrenti organizzate fanno di noi degli agenti di successo, distinguono l'agente normale o bravo da un agente di successo. Passa tutto da lì. Allora, cerchiamo di trasformare anche la ricerca, perché ricerca è una parola un po' svilente alcune volte, in relazione. Un semplice esempio, quando io vado a fare gli appuntamenti di vendita, ma perché non fermarmi sul posto? Perché non mettere nella buchetta delle lettere di quella zona dove vendo quella casa una settimana prima di fare pubblicità sui social, proprio per quello che diceva anche Angelo prima, che mi è piaciuto moltissimo. Noi abbiamo un rapporto, una relazione con le persone, ma per rapporti, cioè, noi cerchiamo sempre, partiamo subito con la pubblicità, ma andiamo a fare pubblicità magari in zona. Anche per un rapporto di buon vicinato, diciamolo alle persone, andiamo proprio a fare relazione. Ogni occasione, è buona per fare notizia, per avere referenze. L'appuntamento di vendita è un appuntamento di acquisizione, l'incontro, la visita, la mail, la telefonata. Guardate, io conosco, cioè gliel'ho detto io, due amici di un paese in Toscana che erano diventati un po' gli agenti immobiliari dei costruttori ma non vendevano più ai privati. Mi hanno chiesto cosa fare. Sono stato lì un giorno con loro e ho detto: sentite, fate una bella cosa, tra le altre cose. Ve li sentite di investire 100 euro in ogni vendita che fate? Assolutamente sì, ma noi ti diamo anche di più. Dico: no, no, ma non a me, io costo un pochettino di più. Ogni volta che fate una vendita o un affitto, quando concludete un accordo, voi andate nel ristorante, nella pizzeria, mica dovete andare al 5 Stelle, più non, quella che funziona lì nel paese, in città, e andate sempre lì e fate in modo che la gente sappia che voi state festeggiando una vendita, festeggiate col cliente che vende, con quello che compra, con quello che affitta, col notaio. Perché questo? Perché se tu vai in un posto ed è palese che là c'è quell'agente immobiliare che sta festeggiando una vendita e tu lo vedi una, due, tre, quattro volte, certo qualcuno può dire: caspita, questo qui quanto guadagna? Però non c'è nulla di male se tu guadagni vendendo e staccando delle fatture. Ma se io sono una persona che deve vendere o deve comprare, se ti vedo sempre festeggiare con i clienti e vedo i clienti con te felici, io quando devo comprare o vendere casa vengo anche da te.
Allora, anche gli eventi e le conclusioni sono occasioni di acquisizione. I social sono territori di acquisizione. E poi cerchiamo di utilizzare un nuovo modo di fare zona. Perché, come dicevo prima, il famoso le lascio un mio bigliettino, ho saputo che qui vendono un appartamento, se sente qualcheduno... Cioè, andiamo a lavorare sulle motivazioni intrinseche, sulla nostra utilità. Ma perché una persona dovrebbe dirti se sente qualcuno che vende casa? Dagli un motivo. Il motivo quale può essere? Cari signori, anche io sono del posto, anche io tengo molto a questa zona. Io vivo qua, lavoro qua e vivo qua. E ci tengo anche io che i valori della zona stiano alti, che il tessuto sociale della zona stia alto. Guardi, noi come agenzia abbiamo un delta significativo perché ogni anno tra chi compra, chi vende, insomma, affitta, muoviamo 100 persone e 100 persone di qualità, che uno sia un dipendente, un professionista, l'importante è che sia una persona per bene, o 100 persone di bassa qualità, alzano o abbassano il tessuto sociale di una zona e conseguentemente i valori degli immobili. Allora, finché questa zona, questa città, questo quartiere mantenga inalterato o migliori il suo valore, è sempre bene che ci sia un professionista che protegge, difende e valorizza questo bene. Perché quando c'è un cartello vendesi ci si buttano tutti sopra e c'è un'asta al ribasso. Credo che anche voi desideriate mantenere il valore del vostro immobile nel tempo. Allora, questa è una maniera che lavora sulle motivazioni intrinseche, cioè quelle che stanno dentro il cliente. Le competenze sono indispensabili, i servizi altrettanto, l'organizzazione idem, ma per avere successo bisogna stabilire delle eccellenti relazioni con le persone. Il nostro lavoro, e mi fa piacere che sia iniziato con questo dialogo proprio col vostro presidente, il nostro lavoro è un lavoro di relazione. Noi possiamo anche uscire da un appuntamento senza un incarico, per l'amor di Dio, c'è sempre quello più bello o più bravo di noi, ma non possiamo uscire da quell'appuntamento di acquisizione o di vendita senza che quella persona... perché prima ancora che un cliente dall'altra parte abbiamo una persona, pensi il meglio di noi. E proprio di qua mi piace partire con questo diciamo contrasto, no? E quindi i contatti a freddo. Affrontiamo questo tema, comprendere in pieno il significato delle nostre attività senza sentirci sminuiti nell'effettuare ricerca. Ci dà forza sentirci legittimati nello svolgere queste attività push, di spinta, no? Nel creare nuove relazioni, indossare con fierezza il nostro abito, perché signori, noi ci alziamo tutte le mattine, paghiamo le tasse, siamo soggetti a mille restrizioni, possiamo fare solo gli agenti immobiliari, ma caspita, siamo utili e necessari, perché quando tu hai bisogno di una valutazione, da chi è che vai? Dal poeta? Dall'architetto? Dal parrucchiere? No, tu vai dall'agente immobiliare e magari c'è qualcuno che dice guarda, sei un amico, mi dai un'idea, poi me lo vendo da solo. Va bene, ma noi siamo utili, non saremmo sul mercato, non transiterebbe da noi il 70% in Italia e fino al 90% all'estero più evoluto di vendite se non fossimo necessari. Allora, sentiamoci legittimati nel fare la nostra attività di ricerca e... nel fare l'attività di ricerca, nell'iniziare una relazione, si tratta di rompere il ghiaccio. E questa è un'attività ed è un'abilità importantissima che racchiude in sé elementi importanti. Ci vuole molta autostima per non sentirsi sviliti o sminuiti nel rompere il ghiaccio, nel partire per primi. Ci vuole molta empatia, ci vuole leadership. Questa abilità parte da molto lontano, da quando magari al parco o al campo giochi, avevamo 4 anni, c'erano 7-8 bambini che giocavano e noi arrivavamo lì, ciao, fai giocare anche me? Oppure quando magari un po' più adulto, se eri un ragazzo, volevi fermare una ragazza e dovevi andare lì e rompere il ghiaccio. O oggi per i ragazzi o le ragazze che devono approcciare sui social o direttamente. Cioè è difficile rompere il ghiaccio e se tu hai avuto magari una mamma che ti ha lasciato giocare con farti i tuoi bernoccoli, sei agevolato, magari hai avuto una mamma che ti ha detto non andare lì, non fare, e magari sei un po' più intimorito, ma diciamo che i contatti a freddo sono poi la telefonata di ricerca a un cliente che ha messo l'annuncio sul web con scritto vendo da solo, la telefonata a un contatto, un approccio diretto dopo che abbiamo mandato un messaggio, oppure incontriamo casualmente quel cliente che sappiamo che vende casa ma siamo al supermercato, oppure c'è un approccio diretto strategico perché abbiamo proprio una strategia. La nostra avversione dipende dal fatto che abbiamo un po' paura del rifiuto, noi per primi non vorremmo essere disturbati,
Tante volte non sappiamo come gestire delle obiezioni che adesso vediamo, non siamo allenati, non abbiamo magari riferimenti, oppure diciamo che non abbiamo tempo e questo non è vero, dobbiamo sostituire il non ho tempo con scelgo di utilizzare il mio tempo per. Noi dobbiamo rompere il ghiaccio perché ogni volta che facciamo un'azione otteniamo un risultato, buono o meno buono, ma otteniamo un risultato, siamo partiti. Questo sviluppa delle credenze positive, ci dà un atteggiamento mentale più propositivo. E ci permette di fare nuove azioni. Viceversa, se stiamo chiusi, non otteniamo risultati, crediamo che tutto sommato sia meglio così, il nostro atteggiamento mentale è di chiusura e facciamo sempre meno. Noi dobbiamo allineare ciò che sentiamo, cioè quello che noi vogliamo, in questo caso vogliamo contatti, quello che pensiamo, vogliamo incarichi e le nostre azioni. Se noi allineiamo queste tre forze, diventiamo coerenti e facciamo del nostro pensiero la nostra abitudine attraverso l'azione e quindi il nostro futuro. Quindi ci sono alcune regole, no? Che adesso vi salto perché sennò dovremmo passare una giornata, ma nella gestione delle obiezioni ce ne sono alcune che sono molto semplici. Possono essere obiezioni di contatto, obiezioni di prezzo, obiezioni di vincolo, cioè di incarico. Noi dobbiamo sempre accettarle perché dietro le obiezioni si nasconde un dialogo, si nasconde la potenzialità di un discorso importante che possiamo innestare. Possiamo sempre accettarne una parte come valida. Ricordiamoci di prendere nota e di non innescare duelli dialettici. Facciamo degli esempi, ho saltato velocemente queste slide che ci spiegano come la tecnica, vado direttamente a utilizzare queste tecniche con degli esempi pratici. Innanzitutto, se tu fai una telefonata o se tu fai un appuntamento, preannuncia la tua telefonata o il tuo appuntamento, e in questo caso vi faccio vedere l'appuntamento, da una mail, perché se uno mette un annuncio sul giornale, non ha scritto voglio essere disturbato da tutti gli agenti immobiliari. E se tu leggi questo annuncio e ti preannunci con una mail, magari fai un messaggio e fai una cosa gradita. Gentile signor tal dei tali, ho visto la sua inserzione, ho visto il suo annuncio, mi chiamo, la contatterò, penso di chiamarla alle ore 12 o alle ore 16. Non lo fa nessuno, è una buona maniera per distinguerci. Oppure devi andare a un appuntamento, accreditati. Buongiorno signor X. A seguito della conferma dell'appuntamento, in attesa di incontrarci domani alle ore, pensando di fare cosa gradita, le invio in allegato una breve presentazione dell'agenzia. Mi ha alcune note informative. Accreditarsi vuol dire, una volta che ho telefonato e ho fissato un appuntamento, confermare con una mail e poi far seguire un messaggio di chi farà l'appuntamento, con una piccola descrizione dell'agenzia, un allegato informativo, una cosa così che ti faccio vedere in PDF. Mi presento, sono Andrea Rossi, questa è la mia agenzia con i miei servizi, magari col QR code, e questi sono i miei contatti, magari con una frase leggermente significativa, evocativa, uno slogan aziendale. E poi, quando il cliente vi dice, penso di vendermelo da solo, ah, signor cliente, bene, ma lei sa cosa pensa in genere un cliente quando legge privato vende? Beh, la prima cosa si frega le mani, dice, evviva, non ho i costi dell'agenzia, il cliente dovrà farmi lo sconto, ma non pensa a uno sconto del 3%, il cliente pensa a uno sconto del 20%. E poi si frega di nuovo le mani questo potenziale acquirente, dice, evviva, non ci sarà la gente a sostenere il prezzo, sarà più facile abbassare il prezzo. E poi magari si gratta in testa e dice, ma perché le agenzie non se ne occupano? C'è qualche problema? Forse il prezzo è troppo alto? E poi, signor proprietario, come pensa di risolvere il problema che hanno tutte le persone che vogliono vendere da solo? Quale problema? Beh, il conflitto di interessi del proprietario. Quanto è credibile una persona che attribuisce un prezzo a qualcosa di suo? Guardi, se lei fosse, diciamo, accusato di aver tagliato la strada, fosse in tribunale, ci fosse un processo, insomma, se lei dovesse difendersi e fosse attaccato, insomma, dalla controparte che dice, questo signore ha fatto questa manovra errata, e lei dicesse, no, io sono innocente, non ho fatto così, il giudice le direbbe, stia zitto, faccia parlare l'avvocato. Non ho l'avvocato, mi difendo da solo. Non è credibile. Quando, casa sua vale 100 lire, se lo dico io, che sono un operatore del settore, è negoziabile, ma io sono credibile. Se lo dice lei, che è il proprietario di casa, e beh, insomma, per il principio che ogni scarafone è bello a mamma sua, è un po' diverso. E poi ancora, le chiedo scusa, ma lei non fa l'AVC, giusto? Lo dico appositamente, e ovviamente il cliente ci chiederà che cos'è l'AVC, l'adeguata verifica della clientela che noi siamo obbligati a fare.
ha valutato i rischi che corre vendendo da solo. Le forze dell'ordine, questo è vero, ci segnalano che non di rado, in una percentuale, se non ricordo male, del 6-7%, i furti nelle case possono avvenire anche per delle informazioni che l'ignaro e incauto proprietario di casa dà a dei potenziali clienti che poi tali non sono. Poi altre mille risposte vi potrei dare. Beh, capisco che voglio venderlo solo, in effetti il risparmio della provvigione è una buona cosa. Proprio per questo l'ho chiamata, perché lei magari pensa di risparmiare il 3%, ma se io riuscissi a dimostrarle che lei può moltiplicare questo guadagno per 3, 4, 5 volte, in genere sono queste le cose che pensano i clienti di noi. Noi costiamo il 3, ma valiamo il 15. Ma come valete il 15? Mi dia modo di spiegarglielo, non al telefono, e così via. Potrei andare avanti per delle ore col superamento di queste obiezioni. Qui vedete scorrere qualche slide, magari c'è qualcuno che vi dice anche guardi, ho già messo l'inserzione, ho un sacco di contatti, magari se non riesco a venderla contatto io, e qui avete un assist, fantastico, allora ci risentiamo tra una settimana, tra due settimane, e così avete modo e tempo di richiamarlo. Oppure quando il cliente mi dice, guardi, però io non voglio dare incarichi, le pago anche la provvigione se mi porta il cliente che compra. Ma mi scusi, perché vuole scatenare un'asta al ribasso proprio a casa sua? Sa cosa accade quando un immobile è sul mercato senza un progetto di valorizzazione, senza un piano di difesa del suo valore, senza un professionista che se ne occupa? Accade un'asta al ribasso. Cosa accade se un cliente vede un immobile presso un'agenzia? Lo va a vedere, in combinazione con l'immobile il suo, appena finito la visita a quell'agenzia, va in un'altra agenzia e chiede al secondo agente immobiliare se ha un immobile da fargli visitare con quelle caratteristiche. L'altro agente immobiliare lo porta presso casa sua, il cliente fuori casa sua dice, guardi, però se è questo l'ho già visto. Allora l'altro agente immobiliare dirà, ah guardi, gliene faccio vedere degli altri, anche meglio. Involontariamente sarà portato a portare il cliente altrove. Poi il cliente esce, va ancora da un altro agente immobiliare che, molto determinato, molto tecnologico, gli propone lo stesso immobile, ovvero il suo. Il cliente, questa volta consapevole che questo immobile è sul mercato, dice, guardi, se è quello in via Tal dei Tali al numero X, forse l'ho già visto. E quell'agente immobiliare, molto determinato, dirà, a che prezzo? Perché io conosco il proprietario, possiamo negoziare. E involontariamente si crea un'asta al ribasso. Perché? Perché non c'è un professionista che protegge, difende e valorizza i suoi interessi. Oppure vi dirà, aspetto che i prezzi tornino a salire, e qui dovrete, non vi faccio lo spiegone, essere abili a spiegargli che i prezzi del mercato non saliranno, spiegandogli che in questo scaffale ipotetico di questa vignetta che io uso ancora oggi, al primo livello in alto ci sono gli immobili che si vendono, quello a prezzo. Chi va sotto va a finire in un mercato che attende attendiste e attende due cose: o che i prezzi salgano, e questo è impossibile e sappiamo il perché, o che si svuotino gli scaffali degli immobili in vendita a prezzo. Ma siccome ci sono oltre 5 milioni di immobili in vendita in Italia, 3 milioni in giro sui portali, 1,5 milioni all'asta, di cui 500.000 aste fatte ogni anno, di cui 50.000 venduti circa, e poi un altro milioncino di immobili che sono sotto il materasso delle banche, che sono insomma in contenzioso. Quindi ci sono oltre 5 milioni di immobili in vendita e se ne vendono poco più di 500.000, quindi 1 a 10. E come vede, caro signor cliente, questo scaffale non si svuota mai. Ma il cliente vi dirà ancora, ma però mettiamolo in vendita a questo prezzo, tanto a scendere si fa sempre in tempo. Rossi, signor Bianchi, signor Verdi, non è così. Le statistiche dimostrano che il maggior flusso di clienti avviene nelle prime 4, 8, 12 settimane successive alla pubblicità. Non ha senso abbassare il prezzo dopo alcuni mesi, ovvero quando il maggior flusso dei clienti è già passato. E così pure, avete un libro delle referenze, un vero e proprio libro delle referenze. Io lo faccio sempre vedere nei corsi quando siamo dal vivo, e ce l'ho anche qui, un libro che con delle persone che fanno col numero di telefono, proprio le persone che vi dicono fammi chiamare dal cliente, persone che siete andate a trovare. Insomma, le referenze avranno sempre un maggior peso nell'agenzia immobiliare del futuro, anche perché con le referenze parte uno storytelling e sono fiducia comprovata sul territorio. Mi fermo un attimo, Daniele, sempre per chiedere se ci sono domande in chat. Io non sento più nessuno,
quindi immagino che... Ora ti sentiamo, è saltato un attimino Gigi, è tornato tutto. Ok, dicevo Daniele, se ci sono delle domande. Al momento no. Ok, okay. No, aspetta però, c'è una mano alzata di Giuseppe Rivetti, gli diamo la parola così. Sì, molto volentieri, e eliminiamo un attimo lo schermo, andiamo a riprendere dopo. Eccoci qua Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Ecco, ciao a tutti, buongiorno. Ciao Giuseppe, ecco, sei in ciao. Modalità ISIS, eh? Ah, scusa. No, figurati. Che sarebbe, figurati. Un attimo, devo mettere il video. Video, cioè microfono e video sulla sinistra, se scorri con la sbarra dovresti... Allora, un attimo solo perché, scusate, ho rialzato la mano. Cioè, non vedo la possibilità del video, dove devo fare... Allora, lo sto usando da un cellulare. Non ti preoccupare, vai con la domanda Giuseppe, vai con la domanda. Io volevo dirti molto semplicemente, ho ascoltato con grande attenzione e la cosa mi ha veramente anche entusiasmato in tutti i sensi, oltre alla storia del presidente che mi ha fatto tornare indietro di qualche anno. Tutto ciò però posso dire, bellissimo, ma è molto faticoso. Ecco, io ho trovato molto, molto, molto faticoso. Quindi è un lavoro. È davvero un lavoro che crea un impegno notevole, però sono spunti importanti, interessanti. Però, ecco, dobbiamo dire, come possiamo, diciamo, toglierci questa fatica imponente che ci porta ad essere gli agenti immobiliari perfetti. Mi permetti di risponderti Giuseppe, perché hai fatto un'osservazione che trovo molto, intanto ti ringrazio ancora sia per la domanda che per l'apprezzamento, ma hai fatto un'osservazione giusta, che è l'osservazione, sei stato autentico e leale, hai detto quello che molti pensano. E io ti dico una cosa, no? Supponiamo, si parlava prima nei due minuti prima di iniziare con Angelo, che è una persona estremamente simpatica e piacevole, è passato anche il tema della cucina, no? Perché andiamo a finire verso ora di pranzo, si parlava a Piacenza si mangia da Dio, nel Piacentino si mangia da Dio. E io comincio anch'io a sentire Langorini, ho fatto male a parlarne. Vabbè, insomma, comunque, se supponiamo che a me è capitato di essere coach, adesso va di moda questa parola qua, però formatore, quello che vuoi te, anche di persone fuori dall'ambito, io seguo dei calciatori, seguo degli allenatori anche di alto livello, anche che vanno in televisione, ma mi dà anche tanta soddisfazione seguire persone che hanno bisogni più normali. E c'era una signora che abbiamo portato da 110 kg a 70 kg, non era necessariamente una buongustaia, aveva preso delle abitudini alimentari e di vita che ormai insomma la facevano diventare anche un po' passiva nella risposta, e la sua autostima era andata per terra. Insieme a un coach invece da palestra ci siamo messi lì, io ho lavorato sulla parte psicologica, lui sulla parte nutrizionale e sportiva, e questa signora in un anno e mezzo ha perso 40 kg. Ha fatto tre cose, ci ha creduto, si è creata un metodo e l'ha adottato con costanza e continuità. Perché nelle tue parole Giuseppe, cioè, cavoli, certo, ma tu pensa se domani mattina volessi farti venire i muscoli, adesso cioè alla mia età è assurdo, ma se io volessi farmi venire i muscoli, io ho 60 anni, 61 qua, se io volessi farmi venire i muscoli da sportivo, so che basta che io vada tre volte alla settimana in palestra con un istruttore e mi faccia un mazzo tanto e sia disposto a camminare qualche settimana col mal di schiena, e io so che tra sei mesi ho una muscolatura, cioè bella tosta, bella tonica, lo so perché sono stato uno sportivo, ho giocato a calcio, ho fatto pugilato, tennis, le ho fatte tutte, e io lo so, se io voglio dimagrire so che devo fare quello, se voglio andare a fare la maratona non competitiva a New York, io quando vado a correre faccio 3 km, 5 km, 6, corro 20 minuti, mezz'ora, un'ora, no? Se volessi andare a fare la maratona, basta che mi alleni per un anno di fila, parto da 5, poi ne faccio 5 e mezzo, poi 6, poi arrivo a 20 e poi vado a fare la maratona. Dipende da che cos'hai in testa. Quindi, quando tu dici è faticoso, non è faticoso, è che in quelle tre,
quei tre spazi che ti dico io che devi dedicare alla ricerca, anziché, non parlo di te, Giuseppe, sia ben chiaro, parlo della gente tipo, arrivare in ufficio, andare a prendere il caffè, cazzeggiare, aprire le mail, guardare un attimo WhatsApp, guardare i social, fare una telefonata dove ci metti un quarto d'ora per fissare un appuntamento, ti devi dare una mossa, devi dire, bene, adesso lavorando a blocchi di 90 minuti, io dalle 9 alle 10 e mezza, dalle 10 e mezza a mezzogiorno, faccio ricerca così, che non vuol dire snaturarmi. Poi a mezzogiorno stacco, vado a prendere l'aperitivo e per mezz'ora cazzeggio. Ma è questione di metodo e di scelta. E poi anche un'altra cosa, ci sono, la maggior parte delle agenzie in Italia sono composte da una persona, due persone. Allora, quando tu hai l'agenzia che sei tu, e forse c'è tua moglie che viene mezza giornata il martedì e il giovedì, non puoi fare 3.000 cose, però ne devi scegliere due. E magari una cosa sono le liste e una cosa è la ricerca. E allora ti metti lì e darai uno spazio la settimana per la ricerca e uno spazio per le liste. Però se lo fai con continuità, alla fine dell'anno, anziché aver fatto 20 acquisizioni e 12 vendite, avrai fatto 36 acquisizioni e 16 vendite. E cambia notevolmente il fatturato. Spero in maniera propositiva di averti risposto, Giuseppe, e vorrei sentire il tuo breve commento, se sì o no, ecco. Sì, certo, da Luigi, assolutamente. Era inteso che dalle tue precedenti, diciamo, indicazioni, questo fosse il modo, quindi l'organizzazione di base, no? Quindi, e sicuramente la determinazione in crederci, certo, assolutamente. Ho semplicemente detto che porta, diciamo, ad una fatica importante il fatto di poter fare tutte queste attività, e secondo me bisognerebbe, appunto, come appunto mi hai appunto, scusate la ripetizione, risposto, scegliere quali cose sviluppare per farle al meglio. Questo secondo me è una delle diciamo informazioni più importanti. Grazie Giuseppe, aggiungo una cosa. Guarda che se ci fosse un osservatore esterno, un extraterrestre, direbbe, scusami, ma quel signore lì che ha detto questo, Giuseppe, no? Ma non è lo stesso che si fa un mazzo così e porta in giro un sacco di clienti di qua e di là? E come mai di là non fatica? Scusami, certo. È ovviamente una provocazione, e io tutti i tuoi colleghi dovrebbero ringraziare te, perché attraverso il fatto che ti sei messo in gioco stiamo facendo un dialogo molto, molto bello e molto proficuo. Però l'agente immobiliare non vede fatica nel portare cliente in giro. Ribadisco, sai perché? Perché il cliente che porti in giro è un cliente che ti ha cercato. Quindi è un po' come se tu avessi un committente che ti chiama. Il cliente che ti devi andare a cercare, guarda, anche il cliente che compra, perché io nei corsi di vendita dico anche, i clienti non bisogna solo aspettare che arrivino, bisogna anche andarseli a cercare. Tutto ciò che invece è, mi procaccio il cliente, è un po' più difficile. Allora, dovremmo tornare un po' uomini primitivi, no? È vero che, insomma, è bello arrivare a casa, fare la pasta, aprire le... Però quelli che sono capaci di procacciarsi cibo anche su un'isola deserta, perdonami l'esempio un po' così buttato, campato in aria, sono quelli che hanno una sicurezza maggiore. Allora, non dobbiamo delegare tutta la nostra attività di ricerca a un'acquisizione passiva o di mercato. Dobbiamo anche fare qualche cosa che ho proprio detto, è difficile perché si tratta di rompere il ghiaccio. Una telefonata anche a un cliente che ha scritto vendo è più faticosa mentalmente per il nostro retaggio culturale, perché è un retaggio culturale questo nostro, rispetto al portare in giro un cliente che vuol comprare. Se noi siamo sinceri con noi stessi, se fossimo in un'agenzia e ci dessero ti do 1.000 lire comunque, dico 1.000 lire per dire, tu puoi scegliere tra portare in giro un cliente o fare una telefonata, un cliente che vuol comprare, o fare una telefonata a un cliente che vuole vendere, 9 su 10 scelgono il portare in giro un cliente, perché è un pochettino mentalmente più comodo. Torno a condividere lo schermo, a chiudere, perché siamo... Grazie a te Giuseppe, grazie davvero per l'intervento che ci ha consentito di dialogare un po'. Torno a condividere lo schermo e vado su qualcosa che mi sta molto, molto a cuore, e quindi osteria, la condivisione dello schermo si è arrestata perché la finestra condivisa è stata chiusa. Ok, lo riprendiamo subito, condividere lo schermo, tac,
volevo fare un passaggio di un certo tipo. Adesso dovreste vedere lo schermo molto più piccolo con tutte le mie cosettine. Eccolo qua, dalla diapositiva corrente, eravamo qui. Sono a dire, lo storytelling del libro delle referenze. Il libro delle referenze, così come i dati, sono qualcosa che ci permette di passare dal raccontare al dimostrare. Vi dico una cosa, nel 1985, quando ero già un agente, ma lo facevo già da 5 anni, insomma, però ero un giovane ragazzo in una città di 25-30 mila abitanti, in un posto che magari ne conta 50-60 mila come comprensorio, e quindi andavo in giro a fare acquisizione, a fare ricerca, certo che prendevo qualche casa da vendere, qualche cliente mi diceva: tieni le chiavi, le do solo a te, ma non chiedermi di firmare niente. Gigetto, guarda che ti ho visto crescere, guarda che con tuo papà ti abbiamo dato dei calci nel sedere. Cioè, l'atteggiamento era quello verso un ragazzino, no? E a un certo punto era anche difficile prendere l'incarico, non c'era la cultura. Mi sono inventato una cosa che racconto in ogni corso. Io andavo a fare le acquisizioni, mi ero comprato una bella valigetta di quelle della De Bridge, e dall'altro braccio mi portavo dietro una di queste cosettine qui che vedete, sapete, quei faldoni stile notaio con i laccetti, no? Ogni volta che entravo da un cliente, il cliente mi diceva: ma cosa ti sei portato dietro l'ufficio? Dico: no, ma cosa c'è lì dentro? Adesso te lo spiego. E quando io aprivo quel faldone lì, dopo aver visto l'immobile, lì dentro c'erano gli atti fotocopiati dei 4 notai della mia città, che la mia segretaria, che si chiamava Sonia all'epoca, ancora oggi quando mi vede per strada mi incontra, mi fa: non te ne faccio più di fotocopie, perché impazziva a fare tutte queste fotocopie. Lei andava dal notaio e sono atti pubblici, io pagavo, facevo queste fotocopie e mi portavo gli atti del venduto degli ultimi mesi con un foglio di block notes, di carta così, a quadretti, dove tiravo le righe, scrivevo: Rossi ha venduto a Verdi, metro quadro, prezzo probabile nero, lo scrivevo, perché all'epoca si dichiarava quello che si dichiarava, facevo le mie somme. Quando io aprivo quella robottina lì, davanti al cliente, e il cliente vedeva che io mi ero fatto le fotocopie di tutti gli atti, che mi ero fatto tutti i calcoli di quanto avevano comprato e venduto, era in dubbio l'entità della provvigione, era in dubbio l'entità del prezzo di vendita, ma una cosa non era in dubbio: che quella casa la davano da vendere a me, perché il cliente vedeva esattamente quello che ha detto Giuseppe prima, che io mi ero fatto un mazzo tanto. E quindi l'incarico cominciava prima ad arrivare, poi sono arrivati talmente tanti che tutte le agenzie del posto, quasi tutte, si sono messe insieme, hanno fatto un consorzio per contrastarmi, perché ero l'unico che prendeva gli incarichi in esclusiva. Consorzio di cui poi sono diventato presidente, perché quando ho visto che non vincevano la guerra si sono alleati e siamo diventati anche amici e collaboratori. Però per dirvi, no? Oggi nel 2021 le cose che io facevo voi ce l'avete con un click. Esistono software meravigliosi per andare dal cliente con delle valutazioni appropriate. E noi durante un appuntamento di acquisizione dobbiamo superare questi ostacoli qua. Prima la nostra percezione per acquisire la fiducia, poi il prezzo, l'esclusiva e il compenso provvigionale. Allora, come si fa ad acquisire la fiducia, migliorare la percezione? Io dico: non si tratta di imparare il cinese o laurearsi in neuroscienze. Queste attività che dico io sono tutti elementi alla nostra portata, è una pura questione di impegno e organizzazione. Puntualità, cura dell'aspetto, educazione, gentilezza, referenze, comuni amicizie, referenze ed evidenze di venduto, dati, competenze, brand, empatia, insomma, tanta roba, però non c'è scritto devi imparare il cinese, sono cose che possiamo fare. Guarda, io chiudo con degli esempi, no? Quando si entra, io vedo delle visite, vado a fare ancora oggi ogni tanto 20 volte l'anno, magari vado a fare affiancamento, e ding dong, buongiorno, appuntamento di acquisizione, vuole vedere la casa? Sì, il proprietario ti fa entrare, ti fa fare la visita all'Italia, di là ci sono le camere, di qua ci sono i bagni, tu sei dietro, dopo 2 minuti che hai visto la casa ti domanda: secondo lei quanto vale? Tu sei vestito da impresario di pompe funebri e fai don... e gli devi dare la sentenza che vale 30-40 mila euro in meno. Ma cioè, non è possibile. Cioè, buongiorno, vuole vedere la casa? Certo, signora, che la voglio vedere, però prima mi aiuti, perché io, insomma, sono venuto qua dentro casa, lei mi ha detto che casa è del 1980, io vedo le piastrelle in terra, sono le stesse di casa mia, del 1980 anche casa mia,
però signora qui c'è un falso. Come un falso? Ma caspita, non è possibile che siano tenute così bene. Guarda la signora. Eh sì, è 30 anni, che 40 anni che passa sto straccio, crea un minimo di relazione. Tante volte io, non so, magari sei andato lì al terzo piano, ci sono 4 appartamenti per piano, questa signora ti dice, però guardi, glielo dico subito, non vorrei dare l'incarico. Signora, mi scusi, mi faccia capire, però lei ha una casa meravigliosa tenuta bene, non credo che in questa casa siano tutte tenute bene così le case, anche perché se non sbaglio sono 16 gli appartamenti, 4 per piano, no? Sì, giusto, 4 per piano. Ecco, io credo che tenute come la sua, ci sia solo la sua, ce ne sarà forse un'altra, però sono convinto anche che la casa tenuta peggio delle 16 che sono in questo palazzo è tenuta meglio di quel pezzo di vano scale da cui sono entrato io, sono entrato da dietro, e la signora dice, eh sì, lì un po', sì, lì dove ci sono le biciclette, eh sì, c'è un po', ho visto che c'è dell'umidità, delle infiltrazioni anche del fogliame, sì sì, lì è una zona un po' da mettere a posto, è condominiale. Ecco signora, le volevo proprio dire questo, anche in un palazzo molto bello come il vostro, dove tutte le case sono tenute bene, anche se la sua è tenuta meglio delle altre, l'appartamento tenuto peggio è tenuto molto meglio di quel posto là dove sono entrato io. Lo sa perché? Proprio per quello che ha detto lei, perché quello è condominiale, ovvero è di tutti. Allora signora, se lei deve vendere casa, non faccia in modo che casa sua vada a tutti, perché quando casa sua è di tutti e non c'è nessuno che la protegge, difende, ne valorizza proprio l'incarico, diventa di nessuno. Scelga un professionista che protegge, difende e valorizza, e poi guardi che io non le chiederò un'esclusiva, perché la parola esclusiva fa venire l'orticaria al cliente. Io le chiederò di lavorare come referente esclusivo con un multi-incarico. Io le propongo di affidare a un professionista che poi dialoga con tutti gli altri. Ma si immagina cosa capita se un cliente vede la sua casa dappertutto e gli viene proposta da tutti? Quando lo stesso cliente vede la casa due volte, l'altro agente immobiliare sarà portato a dire, guardi, io gliela faccio prendere a meno. E potrei andare avanti veramente così per un sacco di tempo, no? Guardi, ho deciso di non... guardi, non vorrei dare l'incarico a nessuno. Sono mortificato, signora. Ma no, Sarzano, perché mortificato? Ho detto che non do l'incarico a nessuno, ma se lei vuole portarmi un cliente, io me lo porti, le pago anche le provvigioni. No, signora, ha capito bene, sono proprio mortificato. Ma perché, scusi? Ma guardi... io mi ero innamorato dell'immobile, mi trovo molto bene con voi, ma se con tutto il mio impegno, tutta la mia esperienza e tutta la mia attenzione nei vostri confronti non sono riuscito a trasmettere il valore dell'incarico, la responsabilità è solo mia. Guardi, mi dica dove non sono stato chiaro e mi devono portare via, devono chiamare i carabinieri per portarmi via da lì, riparto da capo. E potrei andare avanti anche qui un anno, no? Adesso mi fermo veramente perché insomma siamo all'una e non voglio esagerare con il tempo. Passo la parola al Presidente perché sono le 12:59, magari vogliamo ancora andare avanti con qualche domanda o magari no, lasciamo a chi vorrà seguirmi in altri canali oppure a quando faremo un ulteriore corso con la vostra federazione a Piacenza, il proseguo del corso, perché meriterebbe ancora insomma, approfondimenti ulteriori. Volentieri Gianluigi, ti ringrazio per la chiara esposizione e per tutti i suggerimenti che hai portato nell'intraprendere ancora in modo più professionale l'acquisizione. Grazie a te Angelo. Sicuramente la affronteremo in un prossimo incontro perché la massa è veramente notevole e richiede sicuramente più tempo. Grazie mille dell'intervento, Gianluigi. Grazie, è stato davvero un piacere. E allora, visto che voi avete insomma una cucina strepitosa, vi auguro un pranzo strepitoso. Anche te, Gianluigi. Ciao, buona giornata. Ciao Angelo, ciao Daniele e ciao Giuseppe e a tutti chi ci ha seguito, tutti coloro che ci hanno seguito. Ciao, grazie Gigi. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie anche al nostro presidente che ha organizzato questo incontro e a questo punto buon pranzo a tutti. Grazie Daniele e arrivederci a tutti.